Buongiorno cari amici, sii ottimista, siamo tutti ottimisti, basta volerlo. Cosa ci porta l'ottimismo? Un aereo? Magari un viaggio? Oggi vi ho portato a Praia Buglia, che è vicino a Sesto Calende, sul Lago Maggiore, ma non per vedere il lago. Per vedere una roccia, e questo è un esperimento che vicino all'aeroporto di Malpensa, questo è un esperimento che durerà 29 minuti, bellissimo tutto da seguire, il più lungo video che ho mai fatto, e in questo esperimento avremo il benestare di questa roccia, della roccia Praia Buglia. In che senso il benestare? Avremo proprio la forza di questa roccia. Più si sta qui, meglio si sta. Questa è una roccia di che tempi? Dei tempi della civiltà che apparteneva a Stonehenge, dei tempi della civiltà che apparteneva all'antichità. Avremo spesso rumori d'aereo, ma ci ricondurranno alla nostra epoca. Ci ricondurranno al 2016. Oggi è il 3 maggio 2016, martedì. Risoluzione minima per questo video, quindi sgranato, fa niente perché è un esperimento sgranato, ma 29 minuti. Quindi è una minima risoluzione per avere il massimo della lunghezza. Benissimo. Gennaro Gelmini, Sesto Calende, sul Lago Maggiore, ma a vedere Masso Praia Buglia, che ci dà un enorme, proprio ci avvolge di questa sua forza, potenza. E quindi questo masso. Sapete, io studio poi lo spazio, i cambiamenti climatici, e in questi giorni, in queste settimane, cosa è successo? Abbiamo avuto delle situazioni. Allora, gli astronomi sempre a dire tra Marte e Giove c'è la fascia degli asteroidi. Chiaramente, come si è detto, ma è giusto così, c'è un doppio spazio, quel doppio spazio lo occupa il pianeta Nibiru. E cosa abbiamo anche? Abbiamo una situazione, quindi sappiamo dove transita Nibiru tra Marte e Giove, e abbiamo anche una situazione praticamente che in realtà ciò che stanno cercando di lanciare contro questo pianeta Nibiru, delle testate atomiche per deviarne la traiettoria, in realtà è nulla, perché il pianeta Nibiru nei tempi che furono distrusse il pianeta Tiamat. La fascia di asteroidi, e si vede che qualcosa che è stato distrutto, ed era un pianeta chiamato Tiamat, al quale poi nacque Terra e Luna, perché si dislocarono. Questo pianeta tornerà, ed ecco, quindi il cambiamento totale. Vedete, giusto iniziare anche con l'aereo, perché proprio avremo un transito di aerei. E questo è l'esperimento, ricordate questo esperimento, l'energia di questa roccia. Allora, ai 29 minuti avremo, ok, ma io tento di farmi credere, ma nel mio piccolo non posso io, sottoscritto Gennaro Gelmini, essere più creduto di altri. Capite un po' com'è la situazione? Allora, io faccio quello che è la mia credibilità. La credibilità, se non vedono, non ci credono. Io ho creduto senza vedere e mi sono trovato benissimo.
E poi la cosa più grande in assoluto, più bella in assoluto nella nostra vita è quando c'è anche la salute. Poi se viene più vento magari metto la borsa di fianco, copro un po'. E anche quando c'è la salute, mi dispiace per tanti che non ce l'hanno, io ce l'ho solamente perché mi tengo in delle situazioni, forse proprio perché ho fatto questa vita. Io ho deciso di fare questa vita, che mi porterà poi tante gioie nel futuro, e poi anche, anche nel presente su certe cose, perché poi siamo sempre oppressi, e dalle tasse. Allora vedete che la questione, tante questioni. Magari ci tengono in sospeso, ci tengono distaccati, però poi bisogna anche calcolare quello che è la realtà, che è sempre difficile far tutto. E così si va. Una minima risoluzione, ma una grande roccia. Questa roccia. Appunto, tra un aereo e l'altro che decollano il martedì, pensate sabato e domenica cosa succede. Questa roccia è dei tempi del Medioevo, così, no? È dei tempi ancora più indietro. Non si sa bene. Fatto sta che dicono allora, ufficialmente la scienza dice che è un masso erratico. Io mi rifacevo sempre a certi discorsi. Naturalmente il pensiero mio è un meteorite. Un meteorite proveniente da questa fascia di asteroidi. Da questa fascia di asteroidi di Nibiru, da questo antico Tiamat. Ai tempi poi. Gli antichi, questi luoghi sapevano che erano luoghi sacri e da qui dipartiva la vita. E storicamente, a voce si tramandava chiaramente agli inizi così, che proprio fosse Giove, adirato con gli uomini, che ha fatto cadere questa pietra sulla terra. Quindi questo ci rimanda essenzialmente a un meteorite. La roccia non è assolutamente di questa zona, quindi ci rimanda benissimo al fattore meteorite. Io spero, se vedete sgranato, è perché è proprio minima risoluzione. E così, ecco le prime presentazioni. Io poi subito vado su certi argomenti, sui cambiamenti climatici, perché sappiamo in realtà. Io non mi devo dire le cose come stanno, per come le faglie tettoniche si stanno spostando, abbiamo un rimescolio delle masse delle faglie tettoniche, proprio c'è un movimento. Addirittura sto analizzando, sto vedendo che c'è un movimento che diparte da dei terremoti nel nord della Francia. Nel nord-ovest della Francia, 4 Richter, queste cose qua, 4,5, per poi arrivare la faglia, in qualche modo si sposta nel Centro America, in qualche modo nel senso le faglie che scorrono, no, da una parte all'altra della Terra, Centro America, girando, sapete, poi c'è le faglie verso il nord Europa. Centro America, terremoti lì, Centro America quindi sull'Oceano Atlantico e poi sull'Oceano Pacifico. Sull'Oceano Pacifico, grandi terremoti e addirittura, ecco perché poi mi soffermo su certe cose importanti, addirittura abbiamo terremoti, sismicità. A sud, nella Baja California, poco a sud, abbiamo avuto un 6,6 gradi Richter che nessuno ve lo dice,
poco a sud della Baja California, cioè territorio Messico, a largo delle coste del Messico sull'Oceano Pacifico. Anche quello fa capire quanto la faglia si sta muovendo, i terremoti in Alaska. E allora queste cose sono i miei studi, io sto portando bene avanti. Quindi questa realmente è una Stonehenge italiana, tra un aereo e l'altro. È difficile che io non riesco a vederli gli aerei, perché quando partono da Malpensa, l'aereo, l'aeroporto qua vicino, per questo poi parlo un po' ad alta voce, voi regolate un po' l'audio, perché tra un aereo e l'altro poi è chiaro che si parla un po' ad alta voce, chiaramente vanno a tutto gas, diciamo, perché partono da zero. Poi davanti abbiamo le Alpi, sono appunto 4.000 metri d'altitudine delle montagne, no, c'è tutto lo spazio perché c'è la pianura padana, però se devono andare, poi di là c'è l'Appennino, comunque devono salire bene. Allora se salgono 10.000 metri, 12.000 metri, 8.000 metri, quello che è, però la spinta la danno subito all'inizio, è difficile che un aereo, ci sono anche quelli che vanno un po' verso est, poi zona diciamo Lago di Garda, salgono su lì, non è detto che subito salgono ad alta quota, però quelli sono soprattutto esatto per i turisti, noto magari così. Di solito salgono subito su, quindi gran rumore e non si vede quasi nulla, io non li vedo perché si alzano subito a 12.000 metri. Bene, quindi di tanto in tanto avremo questi rumori, fa niente. Almeno capiamo che siamo nel 2016 e non in un'età nuova che avremo altri modi per viaggiare. Benissimo, quindi questo masso ci ricollega alla civiltà di Stonehenge senza dover andare fino a Stonehenge. E che mi pagavo con tutto, benissimo, chi ha 2.000 euro da spendere va. Ma io che ho un masso della civiltà di Stonehenge dietro casa, diciamo dietro casa, ho preso un pulmino, un pullman che si faceva a tutti i paesini, ci ha messo un'ora e mezzo, un'auto passa di qua, più in là, rarissime, sono delle cose che qua, un'auto. E quindi abbiamo assolutamente masso di queste proporzioni enorme della civiltà nuragica, Stonehenge, insomma della civiltà antica, delle piramidi, di quella civiltà, abbiamo un masso non in un luogo che sia un luogo, un po' di vento, un luogo come Stonehenge, addirittura in questo luogo, dietro casa mia, un'ora di pullman tra paesini, stradine di paese, però si arriva, volendoci la ferrovia se sto calendo, però si arriva e si arriva qui. Io non so se dov'è che hanno fermato l'auto quelli, perché, capite, allora se io devo fare una presa diretta, perché io le prese dirette non le faccio? Ma si possono benissimo fare, però voi dovete capire una cosa, se io per puro sbaglio riprendo una persona, poi questo non vuole, è incredibile, una persona no, per sbaglio così, fa cancellare il video, lasciamo perdere, quante cose succedono, hai diritti d'autore, non puoi mettere, vabbè, lo sappiamo queste cose, quindi se guardo, se arriva qualcuno, non è che non mi interessa, perché poi vorrei che mi vedeste in tantissimi. Quindi se a volte ho un piccolo pubblico che mi vede, però mai a farlo vedere in diretta. È un po' di vento. Vediamo.
Dai, dai, dai. Vediamo questa roccia, vediamo quanti minuti. Abbiamo ancora 13 minuti e 50. Allora, vediamo questa roccia da vicino e da lontano. E poi la vediamo anche dall'altra parte. Quindi dopo ci posizioniamo dall'altra parte, stando adesso attento a un po' di piante di rovo, delle buonissime more, però sono piante spinose. Ecco, Reiabuia, un fantastico masso. Naturalmente qualcuno è protetto questo masso, qualcuno ci va a scrivere su. Ma è la solita storia che ben conosciamo. Comunque incredibile, adesso ve lo faccio vedere da vicino e poi vedremo di andare dall'altra parte. Guardate, guardate, guardate che bello, che roccia strana. Allora, masso erratico dicono, a me suona meteorite. Vedete, è molto strano perché se solo poteste vedere bene, è diversa la roccia. Adesso ve lo faccio vedere qua. È molto diversa la roccia. È strana la roccia, ha un colore molto strano. Vedete che comunque è un pezzo, qua abbiamo l'altro pezzo, un pezzo dentro il terreno, ma a parte proprio della roccia. Questo fa anche capire quanto sia entrata nel terreno. Vedete che è azzurra, ragazzi, è azzurra, roccia azzurra. Lo vedete che è roccia azzurra? Blue rock. Guardate. Io metterei la videocamera un attimo qua e mi riprenderei di sotto alla roccia. Perché no? Se solo sta ferma. Ma non sta ferma. Bisogna. Invece che. No. Aspetta, un attimo di pazienza perché questo è proprio. Un po' così, ragazzi, ecco perché non faccio. Ecco. Sapete che faccio? Tolgo, metto così. Mi riprende così. A mali estremi, estremi rimedi. Quindi, cari amici, questa roccia azzurra è incredibile. Guardate questa roccia azzurra. Guardate, bellissima. Certo, minima risoluzione, vedrete poco, però è bellissimo vedere com'è fatta. Con quell'aggeggio lì bisogna fare tante sistemazioni, quindi certo che è difficile con quell'aggeggio della videocamera. Ma l'abbiamo sistemata così adesso vedete. E ve la faccio vedere da vicino. Sembra proprio roccia plasmata dal calore. Allora ditemi, sembra proprio roccia plasmata dal calore. Un meteorite. La scienza dice masso erratico, ci tengono a dire masso erratico così, se no dicono come un meteorite così grosso può cadere sulla Terra. Sì. Allora, ogni tanto la tecnologia ci può far comodo, poi noi sappiamo adoperare così bene, poi dopo in realtà. Guardate, che strano. Metto così, mi giro, io do un'occhiata lì alla borsa perché ci sa mai, c'è giù la strada, poi intanto dagli occhi lì, vedete? Guardate, dai, che ci riesce a vedere lo stesso.
Non vedete che sembra addirittura come se fosse scalfito dal fuoco? Scalfito dal fuoco! Un masso azzurro scalfito dal fuoco. Scalfito dal fuoco. Quindi questo fa pensare molto. Adesso mancano 8 minuti. Intanto vedete, cioè, qua questa cosina, allora devi avvitare e svitare qua, devo avvitare qua, poi devi, allora non sai se è questo o questo, e ti incasini se, e tiri questo, no, è questo, poi questi lunga, si slungano, allora ecco, certo, che perché poi capita che faccio dei video, stacco, no, ma non è che perché io non voglio far vedere le cose come stanno, ecco quella lì, la borsa, la giacca, non che io non voglio far vedere le cose come stanno, è per fare le cose un po' con un po' più di classe. Lì quel minutino lì non era certo di classe. Questo è il masso, evidentemente questo si è staccato nell'impatto. Questo si è staccato, è venuto giù, non il ramo di adesso, non il ramo di adesso, si è staccato. Allora io prendo la borsa, andiamo dall'altra parte comunque, perché il video vuole che andiamo anche dall'altra parte. Notiamo di nuovo, notare quella carta non è mia, complimenti, chi l'ha buttata proprio. Notare com'è fatta, notare, prima o poi ci portiamo, speriamo che non ci sia troppo vento, prima o poi ci portiamo qualche, che ne dite, c'ho dietro la borsa, per questo vado così piano, ci portiamo qualche edera, non da attaccare al masso, perché no, non si può, avevo un po' di edera in più, potevo lasciare anche qua, perché l'edera cresce, a me buttarla nei rifiuti non se ne parla, no, facciamola crescere. Vedete il masso? Vedete il masso? Incredibile, eh? Vedete il masso? Allora io dovrei andare per farvi una continuazione buona. Allora, mettiamo la videocamera qua. Wow, se tiene. Avete capito perché faccio gli stacchi? Cari amici, cari fratelli. Ma certo, poi. Perché? Ma è professionale. Beh, certo, è professionale, però è logico, no? Tanto in tanto stacco. Ecco qua. Mi metto qua. Magari, dovrebbe essere la distanza buona. Visualizzazione, quello che è, però vi ho spiegato. Allora, quindi è un esperimento energetico. Esperimento energetico, chiaramente io mi interesso di queste cose, ok? E quindi sasso di Praia Buia ci stava benissimo. Esperimento energetico, oggi il 3 maggio 2016, Gennaro Gelmini, e siamo qua al sasso di Praia Buia. Esperimento energetico, quindi vuole veramente, io... Si ritrova la salute qua. Io ci porterò chi veramente vuole ritrovare la salute, perché qua c'è un'energia, questo masso dà un'energia che toglie ogni negatività. Ecco perché poi, vedete, mi continuo a parlare dei discorsi che mio... c'è bisogno di parlarne.
Non è facile parlare di tutte queste cose, meteoriti, Nibiru, tutto, però occorre. Allora, quando una cosa occorre, la borsa sta là, quando una cosa occorre, ci vuole. Allora ecco, dopo mi richiama sempre. Poi quegli aerei comunque ci hanno stimolato, evidentemente erano gli orari che gli aerei dovevano partire. E adesso niente, è un classico della vita, no? All'inizio uno strombacciamento, poi niente, no? Però non vedetela su tutti i fronti, perché il più bello, le cose più belle sono quelle che ci attendono. E il cambiamento vitale avremo, un cambiamento di vita, ma non è la perdita, la perdita è la conquista del nostro io interiore. Cosa avete fatto oggi? Cosa fate oggi? È questo, un altro aereo ci accompagna. Cosa avete fatto oggi? Cos'è oggi? Cos'è? Cosa avete fatto? Allora vedete che tante cose si fanno per il denaro, una striscia insormontabile, denaro qui, denaro là, e sempre denaro. Allora la vostra libertà dove rimane? Sarebbe bello poi farvi vedere anche la scritta di Praia Buia. Comunque l'energia, allora questo è un video a minima risoluzione, un video energetico per l'energia proprio nostra, infonde l'energia e si fa continuare su queste cose. Benissimo, allora vi faccio vedere, se abbiamo il tempo, l'indicazione lì di Praia Buia. Abbiamo ancora 1 minuto e 39, quindi vediamo il masso, benissimo, masso stupendo, ma poi avremo il tempo di far vedere tante belle cose. Chissà che decidiamo magari di fare un'estate, vedete che qua non è per niente facile scendere e sto con la borsa perché a chi si sfida bene, non fidarsi è meglio, e non si sa mai. Allora, se io ho preso il sentierino all'inizio dall'altra parte, se questo è giusto, ecco, facciamo in tempo a vedere il tutto, no? Quindi io vi faccio vedere il masso con la scritta, e allora è suggestivo. 40 secondi, ce la faccio benissimo. Lascio la borsa, vi andare. Vedete qua dove siamo? Siamo comunque a Sesto Calende, provincia di Varese, sasso di Praia Buia. È ritornato il nostro caro vento, però, e adesso abbiamo 15 secondi. Io arrivo fino a farvi vedere il masso assolutamente da più vicino.